Notizia ufficiale. Purtroppo Antonio Conte si è dimesso. Purtroppo così, ragazzi, non si va da nessuna parte, perché lasciare andar via, no? Un allenatore, quei controcazzi che ha riportato una squadra come la Juventus sul tetto d'Italia e tra le prime squadre in Europa, perché si promettono cose che poi non si mantengono, significa che ci eravamo illusi. E questo purtroppo lo dico a malincuore, con la consapevolezza di aver sognato 3 anni abbondanti, però così no, non può andare, perché nel momento in cui tu hai in società uno degli allenatori più forti d'Italia e uno degli allenatori forse in questo momento anche più forti del mondo, no? Per l'amor di Dio, ci sono i vari Mourinho, i vari Ancelotti, compagnia bella, quelli sono un gradino sopra tutti, no? Però dopo si arriva ad Antonio Conte. Tu ce l'hai, no? Come allenatore, come, diciamo, promesso sposo, perché lui è stato innamorato ed è, secondo me, ancora tuttora innamorato della Juventus e lo sarà per sempre. E nel momento in cui tu fai o prometti a una certa persona determinate cose e poi non le mantieni, lui ti lascia, no? Come bene o male accade nella vita quotidiana. Tu prometti a una persona determinate cose, ma poi non le mantieni, e la conseguenza è che questa persona ti manda a cagare senza un ritorno. E purtroppo questo qui è quello che successe. Ancora una volta la società non è stata capace di accontentare forse il vero top player di questa squadra, e questo, diciamo, è una sconfitta un pochino collettiva per tutti i tifosi sicuramente. Ora io non so che cosa accadrà, che cosa non accadrà, però mi sento solamente di dire un grazie veramente ad Antonio Conte per quello che ha fatto in questi 3 anni, e diciamo spero rimanga all'interno della squadra quello che la sua grinta, quello che lui trasmetteva ai ragazzi, spero solamente quello. Siamo stata una notizia shock, no? Perché prima mi arrivavano i messaggi, poi sono andata a vedere il titolone Antonio Conte si è dimesso, diciamo è stata una sorta di colpo al cuore. Io spero davvero che la società adesso rimpiazzi un allenatore coi controcazzi, e lo dico adesso senza problemi, un Garcia come volete, un Montella, un allenatore che sappia gestire una squadra nei migliori dei modi, perché ragazzi, diciamocelo, una Juventus senza Conte io non la vedo, soprattutto perché prima di Conte eravamo merda che cagava merda. E niente, scusatemi se questo video è stato un po' così, un po' sottotono, è ovvio che sia sottotono, non può essere un video normale. Niente, diciamo è stata un'inculata. Nel momento in cui tu sai che quell'allenatore è legato alla società in maniera indescrivibile, tu riesci anche a fartelo mandare a cagare perché non riesce a trovare un accordo. Va bene che è uno che, per l'amor di Dio, è ambizioso, ma bisogna essere ambiziosi per fare questi lavori qui. Non ho mai incontrato un allenatore che ambisce ad arrivare alla Serie C nel giro di 3 anni, no? E di conseguenza Conte, essendo un allenatore con i controcazzi, ha sempre detto che il suo obiettivo è quello di vincere in Europa. La Juventus ha promesso di arrivarci, non c'è arrivata, quest'estate hanno e stanno tuttora lavorando per far bene in Europa, ma io l'ho sempre detto e lo dirò con i vari Evra, Morata, i turbe, in Europa non vincerai, l'ha capito Conte, e questi sono i risultati, no? E niente, purtroppo anche te magari, se la pensi così o se la pensi diversamente, scrivi un commentino qui sotto, condividi il video affinché magari i tuoi amici sappiano la notizia, che magari non lo sanno, e infine vi invito ad iscrivervi al canale. Scusatemi ancora per l'espressione, beh, a parte che la faccia è sempre faccia da culo, c'è poco da fare. Però scusatemi, però diciamo è stato un colpo al cuore. Ciao mister, grazie di tutto.